Ciao ragazzi, buon sabato e benvenuti in questo nuovo video sconsigli del mese. Ho deciso di rinominare la mia vecchia tipologia di video preferiti del mese nerd in video sconsigli sotto consiglio del mio amico Simone, perché effettivamente parlare solo di quello che mi era piaciuto era un po' limitante. Io voglio parlare anche delle cose che non mi sono piaciute, ma non mi dilungo su questa cosa. Ragazzi, cominciamo. La prima categoria che tiro in ballo è quella degli accessori. E ragazzi, l'accessorio che vince a mani basse su tutte in questi mesi è sicuramente questo orologio Daniel Wellington che mi è stato inviato dall'azienda, ve ne ho parlato la settimana scorsa. E ragazzi, lo sto usando tantissimo, lo metto praticamente ogni giorno. E per chi fosse interessato, vi ricordo che il mio codice promozionale Antonio Seria lo potete inserire sul sito danielwellington.com prima di pagare. Basta cliccare su aggiungi codice di promozione, mettete il codice e vale su qualsiasi acquisto di qualsiasi importo su qualsiasi orologio accessorio e ha validità fino a maggio, se non sbaglio, ma trovate tutto nell'info box. In tanti mi hanno anche fatto i complimenti in negozio, tanti clienti, perché sono orologi che si fanno davvero notare. Ma adesso passiamo alla prossima categoria. Serie TV. Ragazzi, in tantissimi mi avete consigliato la serie The Man in the High Castle. Io l'ho guardata su Amazon Video, visto che è compreso nel mio abbonamento Prime. Ancora ho visto poche puntate, però mi ha decisamente colpito, mi è piaciuto abbastanza, perché si tratta di un telefilm, di una serie TV che è ambientata in una realtà dove la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta dai tedeschi e il mondo è stato suddiviso tra tedeschi e giapponesi. In particolar modo è ambientata negli Stati Uniti, in America, e troviamo gli Stati Uniti divisi letteralmente a metà, la parte est in mano ai tedeschi e quella ovest in mano ai giapponesi. È bellissimo vedere come, ad esempio, a New York troviamo i simboli nazisti a Times Square, troviamo le SS che pattugliano le strade, e invece, ad esempio, a Los Angeles troviamo i tipici negozi giapponesi, i negozi di sushi, troviamo gente che pratica le arti marziali, tutti in abiti orientali. È davvero bellissima, costumi bellissimi, ambientazioni bellissime, però è abbastanza pesante da guardare. Io ho visto soltanto due episodi, durano parecchio, quindi mi sto prendendo del tempo per guardarla, ma mi ha preso davvero tanto. Però non voglio trascurare tutte le altre serie che seguo, quindi piano piano comunque la riprenderò e mi sento davvero di consigliarvela. Seconda serie che mi è piaciuta tantissimo, che mi è stata consigliata da tanti, è Dirk Gently, investigatore olistico. Ragazzi, questa serie TV che va in onda su Netflix, la trovate su Netflix, ragazzi, è una figata pazzesca. C'è anche Elijah Wood, Frodo, anche se non ho visto Il Signore degli Anelli, so che si tratta di Frodo, ed è davvero interessantissima. È tratta dai libri scritti dallo stesso autore di Guida Galattica per gli autostoppisti. Sì, credo che il libro si intitoli così, correggetemi nel caso. Comunque ragazzi, ve la straconsiglio perché vi prende, gli episodi durano circa 40 minuti, non è lunghissima la prima stagione, però vi tiene incollati allo schermo, soprattutto perché il protagonista, Dirk Gently, è davvero simpaticissimo, è appunto un investigatore olistico e lui in sostanza non prende nessun tipo di decisione, ma si lascia semplicemente trasportare dagli eventi, perché sostiene che nulla accade per caso, tutto ha un suo perché, e quindi si lascia appunto trasportare dagli eventi per risolvere il suo caso, ficcandosi in mille disavventure. È una sorta di commedia, poliziesco e fantasy, quindi davvero difficile anche da spiegare, ma ve lo straconsiglio. Quindi preferiti di questi mesi sicuramente Dirk Gently e The Man in the High Castle. Per quanto invece riguarda le letture, in questo caso ho un flop inaspettato e poi una rilettura molto piacevole che vi volevo consigliare. Partiamo dal flop che inaspettatamente, ragazzi, forse alcuni di voi non condivideranno, è lo script di Animali Fantastici. Io vi giuro, ho provato a leggerlo, ma a metà l'ho abbandonato, perché due palle pazzesche. Ragazzi, io non capisco il motivo dell'esistenza di questo libro. Se lo script teatrale della Maledizione dell'Erede ha un senso, perché permette a tutti di poter leggere questa nuova storia, anche a chi appunto non può andare al teatro,
In questo caso non se ne sente assolutamente la necessità, visto che è una trasposizione para-para del film, di tutti i dialoghi, di ogni scena, di tutto. Para-para, ragazzi, non c'è nulla di diverso, quindi io l'apprezzo molto come oggetto da collezione, da tenere in libreria, come grafica, come contenuti, come immagini, tutto quello che volete. Però, ragazzi, non serve assolutamente a niente. Una volta visto il film, leggere questo è assolutamente inutile. Tanto vale riguardarsi il film. Quindi non ho capito questa scelta. La vedo solamente una mossa, in questo caso, per fare soldi, per fare cassa e nulla di altro. E invece ho riletto un libro con molto piacere e ve lo consiglio nuovamente. Si tratta di A volte ritorno di John Niven. Ve ne ho parlato tanto nei miei primi video, magari chi è arrivato dopo non l'ha mai visto, ma questo è il mio libro preferito e ultimamente l'ho riletto perché ne sentivo proprio la necessità. È un libro bellissimo, parla della venuta, di una seconda venuta di Gesù sulla terra. Però Gesù sulla terra ai giorni nostri e trova davvero un puttanaio enorme e si chiede come sia potuto accadere questo, visto che tutto ciò accade durante una vacanza presa da Dio. Dio durante il Rinascimento decide di prendersi una settimana di vacanza, peccato che una settimana di vacanza in paradiso equivalga a qualche secolo qui da noi, e quindi Dio, una volta rientrato dalla sua vacanza e tornato in ufficio, si ritrova con la Terra in situazione post Seconda Guerra Mondiale. E a quel punto comincia a sentirsi in colpa per essere andato in vacanza quando lui non c'era mai stato in vacanza, e pensa che sia colpa sua e decide di mandare il figlio nuovamente sulla Terra per risolvere, per capire cosa sia potuto succedere. Ma ragazzi, le cose prendono una piega naturalmente inaspettata, poi Gesù fa tantissimo ridere, addirittura andrà a partecipare ad un talent show in America, una sorta di American Idol. Ragazzi, non vi sto a spoilerare più di tanto, ma è un libro bellissimo, fa ridere parecchio, e poi il finale è davvero sconvolgente secondo me, ma molto molto profondo, quindi ve lo straconsiglio. A volte ritorno, edito da Einaudi. Questo costa 12,50€ prezzo di copertina, ma lo trovate scontato su Amazon. Un libro davvero da non perdere. Per chi non l'avesse mai sentito nominare qui sul canale, questo è assolutamente il mio libro preferito. Per quanto invece riguarda i film visti negli ultimi mesi al cinema, vi voglio parlare di tre film. Il primo è un mezzo flop, si tratta de La Bella e la Bestia. Io aspettavo tanto questo film perché ci sono cresciuto, uno dei miei film preferiti, e quindi, ragazzi, io avevo tantissimo hype e sono stato abbastanza sfortunato perché andando al cinema ho beccato una sala dove l'audio faceva davvero pena, dove c'era tanta gente portata lì a forza che non voleva vedere il film e si è lamentata per tutto il tempo. Ne ho beccato anche uno accanto a me, un ragazzo che si lamentava da morire con la sua fidanzata che non voleva vedere quel film e tutto il tempo lo sentivo accanto a me lamentarsi di questa cosa. Quindi diciamo che io sono stato un po' sfortunato nel beccare quella sala e quella proiezione che non è andata proprio nel migliore dei modi. Però anche il film mi ha fatto un po' storcere il naso. Perché, sì, bello il film, belli gli effetti speciali, mi è piaciuto tutto, molto fedele al cartone animato, molto carine anche le canzoni nonostante le modifiche del doppiaggio, però, ragazzi, ho trovato il doppiaggio in alcune parti davvero imbarazzante, fatto malissimo, sfido chiunque a dire il contrario, perché alcune voci secondo me erano sbagliatissime. E poi, ragazzi, lasciatemelo dire, so che sarò impopolare, so che molti di voi mi odieranno, magari alcuni si disiscriveranno dal canale, però secondo me Emma Watson non è che sia poi questa grandissima attrice, e mi ha dato un sacco fastidio il fatto che facesse continuamente delle smorfie. In ogni singola inquadratura faceva faccette strane, storceva il naso, sopracciglia sempre un po' mosse, un po' dubbiose, perplesse, quasi sempre la stessa espressione, felice, contenta, arrabbiata, infastidita, sempre quella stessa espressione in faccia, a me non mi ha convinto più di tanto, quindi lo metterei nei flop. Un altro film che ho visto di recente al cinema è invece Omicidio all'italiana di Maccio Capatonda. Ragazzi, questo film, se non l'avete visto, andatelo a vedere,
procuratevi il DVD, procuratevi il Blu-ray, guardatelo dove cavolo vi pare e piace, ma guardatelo perché è davvero bellissimo, secondo me migliore anche di Italiano Medio, e per chi piace il genere è imperdibile. Davvero bellissimo, è uno specchio della società di oggi, della gente di oggi, dell'italiano medio di oggi, che è attaccato morbosamente a questi casi di cronaca nera, che non fa altro che sputare sentenze su tutto, pensa di sapere la verità, pensa di capire con quattro fotogrammi chi è stato ad uccidere chi, siamo diventati tutti criminologi, e soprattutto queste trasmissioni come quelle di Barbara D'Urso, che non fanno altro che speculare sul dolore, su questi omicidi, e secondo me questo film fa un lavoro bellissimo di presa in giro di tutta questa storia, quindi ve lo straconsiglio davvero tantissimo. Piccola parentesi invece per un terzo film che ho visto in casa col mio proiettore, un film che rimandavo da tantissimo tempo perché i supereroi Marvel mi avevano un po' scocciato, è Doctor Strange. Non l'avevo ancora visto, finalmente l'ho guardato di recente e inaspettatamente mi è piaciuto tantissimo. Direi uno dei supereroi un po' fuori dal comune, questo chirurgo che diventa supereroe con questo grandissimo peso sulle spalle, e mi è piaciuto davvero davvero tanto, la storia mi ha coinvolto, mi ha colpito, e quindi non vedo l'ora di vedere anche il prossimo film. Passiamo adesso invece alla categoria pop, e questa volta è davvero facile, ragazzi, il pop preferito degli ultimi acquistati è sicuramente il pop di Snaso, è quello che mi ha fatto più penare in assoluto, è stato davvero difficile acquistarlo in quel periodo perché non si trovava, come ho detto nel video precedente c'era la Snasomania, tutti volevano Snaso, aveva raggiunto cifre folli e sono riuscito ad ottenerlo tramite uno scambio, anche se adesso ormai su Amazon si trova per pochi euro, addirittura con Prime, e quindi ragazzi vi lascio il link sotto in info box per acquistarlo facilmente dopo le mie grandissime fatiche per averlo, però mi piace davvero tanto, è troppo simpatico, sono stato anch'io coinvolto dalla Snasomania, mi sa. Ultima categoria per questo video, oggetto potteriano. Ragazzi, non poteva che essere la bacchetta di Newt Scamander, la mia primissima bacchetta Noble Collection. Che dire, è bellissima, me ne sono innamorato, mi piacciono un sacco le bacchette Noble, le loro confezioni, costano un casino di soldi, ne ho parlato tanto nel video precedente, e quindi vi lascio nelle schede il video dell'unboxing di questa bacchetta e di come l'ho ottenuta, perché è stata davvero una gran botta di fortuna. E quindi questo è assolutamente l'oggetto potteriano del mese, e credo che ne vedrete ancora di queste bacchette anche nei prossimi mesi, perché ormai so che mi lascerò prendere la mano. E anche per oggi ragazzi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto 10 minuti, se è così mi raccomando lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate un mi piace sulla pagina Facebook, trovate il link sotto nell'info box, perché mi farebbe piacere condividere con voi anche su Facebook in modo immediato fotografie, commenti, quello che mi succede durante le mie giornate, siete davvero in pochi su quella pagina, quindi vi chiedo, qualora vi facesse piacere, di mettere mi piace anche lì. Ragazzi, io mi scuso per la mia faccia in questo video, ma sono davvero stravolto, ve lo dico, sto registrando questo video che è mezzanotte meno 5, non mi era mai successo, lo sto registrando praticamente di notte, e appena spegnerò la telecamera andrò a dormire, mi butterò sul letto, mi andrò a fiondare lì di fronte a me sul mio letto e mi sveglierò domani mattina ancora vestito probabilmente. Beh ragazzi, visto che ho la mia bacchetta in mano ne approfitto, e quindi vi saluto, ci vediamo prestissimo con un nuovo video, e non mi resta che fare il mio solito incantesimo. Nox!